Io mi chiamo Papi Ugo, ho 42 anni e lavoro in Villani dall'89. Rispetto a 10 anni fa tanto è cambiato, sia la qualità dei maiali, anche la consistenza del grasso, poi anche i ritmi di lavorazione sono molto cambiati. Se consideriamo che noi magari facevamo 1500-1600 pezzi, adesso arriviamo anche a farne 2009. Sicuramente la differenza tra un salatore giovane e un salatore esperto è l'occhio, saper riconoscere il prosciutto e di conseguenza anche variare la quantità di sale, che è la cosa più importante per la stagionatura, perché il prosciutto deve lavorare nelle prime 3 settimane. Poi hai un prosciutto che è sempre differente, più o meno grande, più o meno lavorato, quindi logicamente è una cosa che devi fare in velocità, sia manualmente che con l'occhio. Il gesto è sempre quello, ripetitivo, e la qualità del salatore deve essere proprio questa, riuscire in quel lasso di tempo lì a intuire che tipo di sale, quale quantità di sale deve essere messa.